Niente, non si deve cantare. Ok. Allora, oggi è il 30 gennaio. Voi lo vedrete leggermente più avanti questo video, ma io lo sto registrando ora, in questo momento, quindi il 30 gennaio. Sono i giorni della merla. E come vi ho detto su Instagram, ma sta merla, non lo so, comunque io sto pulendo un po' a fondo, tra virgolette, non so come chiamarli, un inizio di lavori di quasi lontanamente primavera. Un inizio, non un inizio di lavori, una specie di lavori mensili. È una via di mezzo tra un lavoro mensile e un inizio di lavoro di quasi primavera. Insomma, comunque, quello che sto facendo oggi, più che altro di diverso rispetto ai video che vi ho già fatto nel mio canale sulle pulizie, è una cosa che non penso di avere mai fatto appunto nel video, perché lo facevo. Michela, forse ce la puoi fare a fare un discorso di senso compiuto. Ok, lo facevo questo lavoro qua i primi anni che ero sposata facevo, ero molto fissata con questo lavoro qua. Poi cos'è successo? Mi sono ridimensionata, mi sono rotta anche le palle e non l'ho più fatto. Ora perché, voglio dire, lo sto rifacendo? Allora, lo sto rifacendo e allora non l'ho più fatto perché mi si erano guastati gli utensili per farlo. E poi dicevo lo ricompro, non li ricompravo mai, ma più che altro poi mi sono rotta le palle di farlo. E poi sapete come sono le cose, si va avanti, si fa altro, si cambia anche procedimento, si cambia, cioè si cerca di migliorare, poi magari si peggiora, non lo so. Sta di fatto che ora lo sto rifacendo per una serie di circostanze che ora vi spiegherò. Ok, allora innanzitutto sto parlando della pulizia con il vapore. Allora, nella pulizia con il vapore, e io in questo video qua vi faccio vedere alcune delle cose principali che io comunque faccio con il vapore. In realtà si può fare tutto anche di cose più utili. Io però in questo video vi faccio vedere la mia utilità, che sarebbe lavare i pupazzi. Quelli che non stanno in lavatrice, quelli che magari li uso solo come decorazione, quindi non serve che li vado a lavare ogni settimana, eccetera eccetera. E poi soprattutto avevo preso questa pistola a vapore nuovamente da quando 2 anni fa avevo comprato appunto, e ho tuttora Bernardo, quindi l'orso, quello mega galattico giganterrimo, che ovviamente lui non mi sta in lavatrice. Quindi vado a stendere la coperta che ha appena finito la lavatrice e poi ritorno qua a parlarvi. Vengo sempre disturbata da una lavatrice o da un'asciugatrice io. Ma questa è l'arma del delitto, che io ho svitato lì nel tappino, ci ho infilato l'acqua e l'ho messa a caricare la corrente. Inizialmente questa spia qua diventa rossa, poi quando è pronta invece l'utilizzo diventa gialla. Ci sono vari beccucci, io sto usando questo in questo momento. E cos'è che ho fatto? Ho sdraiato i miei pupazzi che intendo lavare, i miei puzzoni li ho messi tutti in fila, il mio orso giganterrimo e quello lì. Cosa faccio io? Puzzone, il pecorone che ho sempre sul divano, quindi dove io ci appoggio i piedi coi calzini, dove ci si sdraia Rocco, eccetera eccetera, comunque sempre sul divano, quello lo caccio in lavatrice e lo lascio asciugare all'aria. Una volta al mese almeno, e ogni volta una volta alla settimana lo metto fuori all'aria e tutti i giorni lo sbatto, ok?
Per quanto riguarda gli altri puzzoni o pecoroni, quelli che vi ho appena fatto vedere lì in posa, sdraiati, quelli li uso solo come decorazione, quindi non andiamo a prenderci, a strofinarci, a sdraiarci sopra, eccetera, eccetera. Quindi io li lavo, li sbatto una volta alla settimana, li faccio stare fuori all'aria, una volta al mese faccio questo procedimento qua con la pistola a vapore e quando poi verrà estate e deciderò di metterli via, li lavo, allora faccio il lavaggio, la lavatrice, li lascio asciugare all'aria e poi li metto via di solito per i mesi estivi. Questo perché sennò divento veramente schiava e maniaca e poi non occorre secondo me fare un procedimento troppo nella precisione, ecco, come si può dire. La stessa cosa vale per i pupazzi. Il teddy che abbraccio sempre sul divano mentre guardo la televisione, quello lo sbatto, lo metto fuori all'aria ogni giorno, una volta alla settimana lo sbatto di più, lo lascio magari una notte fuori, una volta al mese almeno lo lavo e lo caccio alla lavatrice e lo faccio asciugare all'aria. Mentre gli altri pupazzi, tipo l'orso bianco, ciao Leo, tipo l'orso bianco, è la su trespolo, poi ve la faccio vedere, l'orso bianco, il teddy che è sulla striscia da dondolo e altri pupazzi che uso per decorazione, quelli li sbatto, praticamente li lascio all'aria, ma una volta al mese o li lavo, perché alcuni sono piccoli, mi stanno in lavatrice, o se no faccio il procedimento con la pistola a vapore. Il su di sopra Bernardo ho appena fatto il procedimento a vapore che adesso vi faccio vedere, quindi ho già fatto quello e poi farò la stessa cosa con voi con il tappeto, perché anche il tappeto io sono un po' contro i tappeti perché non ce n'ho voglia, cioè nel senso perché sono belli ma richiedono dei procedimenti, nel senso, e io adesso sto provando quella con il vapore, cioè adesso sì, passarci l'aspirapolvere, sì, di sbatterli, sì, adesso è 2 giorni che è fuori all'aria, però adesso proverò a darci un po' una pulita con il vapore. Quindi andiamo e go! Procediamo! Quindi prendiamo la mia pistolina a vapore e ora facciamo i pecoroni o puzzoni. Ok, ah, brucia, brucia, brucia! Ok, preso la pistola a vapore e ora andiamo a pulire i puzzoni o pecoroni. Ovviamente, ve lo ripeto, li ho precedentemente sbattuti e li ho tenuti fuori all'aria per 2 notti e 2 giorni interi di bella giornata. Ora li vado a spruzzare con il vapore. Ok, adesso qua c'è l'orso bianco, facciamo lo stesso lavoro. Ok, ho appena fatto l'orso, ho aperto anche un po' la finestra così va via l'eccedenza di vapore acqueo. Adesso andiamo a fare il teddy della seggiola dondolo. Adesso andiamo a fare questo. Dumbo.
Adesso vado a spruzzare questi tre orsetti. Ora ho finito i pupazzetti perché gli altri sono i giochi di Rocco, li lavo e alcuni miei piccoli, e quindi li ho buttati in lavatrice. Adesso vado a prendere il tappeto che è steso fuori all'aria da 2 giorni e 2 notti di bella giornata e lo metto qua sul box di Rocco e lo vado a passare un po' con il vapore, così poi dopo, quando passo l'aspirapolvere, dopo quando passo la Carker e lava pavimenti, che essendo poi il tappeto spero che sia bello pulito e senza polvere, acari. Il tappeto, vedete, è lì fuori, adesso lo vado a prendere. Ok, allora innanzitutto lì c'è la Leo che mi sta buttando tutto il mangime a terra, brutta fetente. Ok, qui ho messo il tappeto che era fuori sul terrazzo, l'ho messo lì sul box di Rocco e adesso andrò con il vapore, quindi pistola alla mano. Ok, ho fatto questo lavoro. Ovviamente io lo passo anche sulle tende, quando appunto c'è, cioè, nel senso tra un lavaggio e l'altro. Questo lavoro qua lo faccio quando ne ho voglia, ok? Però nel senso non è un lavoro ordinario di tutti i giorni, non è neanche un lavoro, diciamo, settimanale, quindi di routine. È un lavoro che faccio, se ne voglio, una volta al mese, diciamo che sarebbe ideale, altrimenti, nel senso, ovviamente ritardo e quando ho un po' più di tempo mi metto a farlo, perché ci vuole, nel senso, cioè poi in realtà ci vuole poco a farlo, perché in 10 minuti si fa, solo che bisogna togliere tutto, sbattere bene e lasciare all'aria e poi fare questo lavoro, poi fare tutto ben asciugare, insomma ci vuole un po' di procedimento e un po' di tempo e soprattutto voglia, però nel senso si fa, cioè si fa con la pistola a vapore. Poi ditemi voi, nel senso, se voi avete vaporetto. Io prediligo la pistola a vapore perché è più piccola e più più così, nel senso, da me il vaporetto è un po' più pieno di pezzi, è grosso, ingombrante, poi io, già che sono pigra, non lo uso. Invece la pistola mi viene abbastanza comoda, mi faccio riferimento appunto agli inizi in cui ero sposata, che la usavo molto spesso. La pistola a vapore l'ho utilizzata anche per la voliera, anche questo è un lavoro che ogni tanto ci spruzzo il vapore, ma non tutte le settimane, ovviamente, nemmeno tutti i santi giorni e ovviamente neanche una volta al mese, cioè nel senso un po' più di rado. Comunque il vapore è un ottimo alleato e nel senso io mi trovo bene. Poi però fatemi sapere voi se lo usate, se non lo usate, se invece ritenete. So che si usa anche per le fughe delle piastrelle, si usa anche per i lavandini, i piani cottura, i forni, insomma si usa in tante
in tante zone e in tanti settori appunto della casa, però io più che altro, nel senso, ho voluto riprendere questo metodo, questa metodologia per appunto per Bernardo, per i pupazzi che non voglio o che non possono entrare in lavatrice e che non posso appunto, cioè, mettermi a lavare tutti i pupazzi tutte le volte, perché sennò è un macello. Quindi ho scelto di fare questa cernita. Poi è anche vero che dopo un po', nel senso, anche il tè di castura seggiola d'ondolo, tanto per farvi un esempio, o l'orso bianco, siccome loro entrano in lavatrice, ovviamente, mettendo il caso che una volta al mese faccio sto lavoro, poi magari ogni 3 mesi li caccio lo stesso in lavatrice, però avete capito. E poi Bernardo veramente era un problema, perché Bernardo io lo aspiravo con l'aspirapolvere e gli facevo prendere aria, però nel senso mi dava sempre l'idea, e Bernardo, a differenza magari degli altri, delle altre cose, degli altri pupazzi che uso per, diciamo, per ornamento, io su Bernardo mi ci vado proprio a sdraiare, nel senso lo uso proprio come coccola, come chaise longue, lo uso proprio come lettino, e quindi nel senso voglio che sia igienico e pulito. Poi ovviamente io sono adulta, nel senso nel senso probabilmente sarà un procedimento superficiale, non lo so, fatemi sapere voi. Ovviamente se uno ha dei bambini piccoli eccetera dovrà utilizzare dei sistemi, penso, più ancora più igienici, più specifici. Io non lo so, io faccio così e spero di, insomma, spero, non lo so. Fatemi sapere voi se avete altri metodi o non lo so. Io adesso devo andare a fare tutti gli altri lavori, lavaggio di terrazzi, lavaggio della cucina, e sono le 2, quindi mi devo dare una mossa. Quindi niente, fatemi sapere voi se appunto avete una soluzione più efficace, più igienica e più veloce, nel senso che non c'ho voglia appunto di fare troppe cose, e niente, io vi ho fatto vedere cosa faccio io, cosa ho escogitato per essere più svelta, ma allo stesso modo comunque garantirmi una base di igiene, chiamiamola così, e niente. Ci vediamo al prossimo video pulizie, o al prossimo video mangereccio, al prossimo video travel, al prossimo video con la Miki. Insomma, al prossimo video con la Miki per forza, avete capito? Vi aspetto, non muovetevi di lì. Ciao! Maledetto il lavoro, chi l'ha inventato? Sono muerta.